In studio Viviana Sammito. Buonasera, bentrovati ancora a MTG in apertura. Vi parliamo dell'avvertenza SEUS, gli operatori dell'emergenza urgenza del 118 che hanno sempre chiesto da giugno un incontro con il governatore della regione siciliana Musumeci e con l'assessore Razza al fine di chiarire alcuni aspetti, soprattutto che riguardano l'inquadramento contrattuale e le norme di sicurezza sul luogo di lavoro. Tra l'altro, come sapete, l'operatore del 118 stanno a stretto contatto anche con pazienti positivi al Covid-19. Manca ancora anche una governance, il presidente della SEUS che non c'è da 3 mesi perché si è dimesso l'ingegnere Davide Croce. Noi abbiamo incontrato il presidente della regione siciliana, sentiamo cosa ha detto in questo servizio. Non c'è dialogo, un confronto, non c'è un presidente alla SEUS dopo le dimissioni dell'ingegnere Davide Croce e gli operatori del 118 si sentono abbandonati. Lo hanno gridato durante la grande manifestazione di giugno davanti Palazzo De Normanni a Palermo, durante la quale hanno chiesto maggiore attenzione sul tema della sicurezza, chiedendo di mettere a pieno regime i tunnel per la sanificazione dei mezzi e del personale che sta a stretto contatto con pazienti positivi al Covid-19. Gli addetti dell'emergenza urgenza in Sicilia hanno pure chiesto l'inquadramento contrattuale e una nuova governance perché il collegio sindacale, si legge nella nota del sindacato FIALS, è in evidente difficoltà gestionale. Una situazione di precarietà che sta coinvolgendo 3.000 dipendenti. L'unica nota positiva è che ieri è stato accreditato, anche se con qualche giorno di ritardo, lo stipendio dalla regione sulla nomina del nuovo presidente della SEUS e sul futuro della partecipata non trapela nulla. Non ci sono novità né dal presidente della regione, né dall'assessore regionale Razza, né dalla commissione sanità e il governatore lo dice a gran voce, con tono perentorio. SEUS 118, chi ci sarà dopo Croce? Perché i lavoratori ancora hanno delle domande che non hanno ricevuto risposte. E non c'è risposta in questo momento, quando ci sarà, sarà fornita agli organi di stampa. La riforma dei forestali è sul tavolo della Commissione Attività Produttive, tra un mese dovrà già arrivare all'Assemblea regionale siciliana. Non abbiamo parlato con il presidente della Commissione di Merito, il parlamentare Orazio Ragusa. Il futuro dei forestali è appeso ad una riforma che è sul tavolo della Commissione Politiche Agricole, presieduta dal parlamentare Orazio Ragusa. Dopo le audizioni delle parti sociali e dei sindacati, tra un mese ci dovrebbero essere le condizioni per presentarla all'Assemblea regionale siciliana. Una riforma che il comparto attende da anni per porre fine alla precarietà e all'incertezza occupazionale. La Regione quest'anno più di prima ha preso consapevolezza che serve forza lavoro ed è necessario razionalizzare le risorse umane per programmare un servizio forestale efficiente, dalla tutela dei boschi alla salvaguardia delle riserve naturali, fine anche nell'affrontare le emergenze come quelle che hanno colpito la Sicilia quest'estate, con i roghi sparsi in punti diversi tra le Madonie, Nebrodi e Giaratana, provocando ingenti danni. Che tipo di riforma è secondo lei questa? Cioè, dà veramente una garanzia occupazionale a questi forestali che sono precari da una vita? I forestali hanno subito in questi anni delle immense ingiustizie, perché io mi chiedo e chiedo a chiunque mi possa dare una risposta: come fa una famiglia a vivere con 78 giornate lavorative? Come fa una famiglia a vivere con 101 giornate lavorative? Ma mi spingo oltre: come può fare un cittadino a condividere con la famiglia la sopravvivenza con 151 giornate lavorative? Oggi è arrivato il momento della grande riforma, perché questi operai specializzati nel settore ambientale per tanti anni hanno lavorato all'interno dei boschi in silenzio, ma ci hanno garantito salvaguardia idrogeologica, ossigeno per tutti, all'insaputa di ognuno di noi che magari pensa che questi alberi crescono e vivono da soli. Ma la regione c'era la copertura finanziaria per poterli stabilizzare? Perché Scilla, l'assessore, parlava di 180 giornate lavorative per stabilizzarli in questo modo. Intanto c'è la riforma che avete voi in commissione, che piega sta prendendo? La riforma che è in commissione sta prendendo questa giusta piega di dare una giusta risposta a tutti i forestali. L'assessore ha detto un numero, questo numero va valutato. Lui ha già parlato di bollinatura economica dall'assessorato del bilancio, quindi abbiamo già una garanzia al 90%. Vediamo come reagisce l'Aula, vediamo come reagiscono i partiti discutendo di questa grande riforma, e dopodiché siamo nelle condizioni di dare una risposta certa e assoluta a questo comparto. Non dimentichiamo una cosa:
arriveranno col PNRR tantissimi fondi. Adesso sta a noi individuare i settori più importanti dove investire. Voltiamo pagina, vi parliamo di una nuova pillola che arriva dagli Stati Uniti per combattere il Covid, riduce l'ospedalizzazione e i decessi, è stata sperimentata, adesso però si attende chiaramente l'ok da parte delle autorità competenti. Ce ne parla Sara Donzuso. C'è una nuova arma contro il Covid e arriva dall'America. Si tratta di una pillola che riduce il rischio di ricoveri e decessi quando somministrata a persone ad alto rischio nelle fasi iniziali dell'infezione. La pillola Merck, messa a punto per fermare il replicarsi del coronavirus, va presa per 5 giorni, 4 compresse al giorno. Se arriverà l'autorizzazione di emergenza, questa pillola può davvero rappresentare una svolta, così come dichiarato al direttore dell'unità operativa complessa di malattie infettive all'ospedale Cannizzaro di Catania, Carmelo Iacobello, che proprio oggi ha incontrato infettivologi di tutta Italia per parlare anche di Covid. Il farmaco Molnupiravir ha ridotto il rischio di ospedalizzazione o di morte di circa il 50%. Noi l'aspettavamo già da tempo, sapevamo che il prodotto era sotto osservazione, che aveva già passato la fase 2. Adesso siamo praticamente in conclusione della fase 3, siamo pronti quindi per l'immissione in commercio di questo importante farmaco che, essendo una compressa, ovviamente rappresenta per la facilità di assunzione un forte passo in avanti rispetto appunto a questa terapia precoce, che era quello che certamente aspettavamo tutti, anche per dare in qualche modo una terapia supplementare, un supporto alla vaccinazione, che certamente è importante, rimane importantissima, ma è chiaro che sulle patologie abbiamo uno strumento in più. A proposito, dottore, di terza dose ci sono pareri contrastanti. Da un lato c'è chi dice di estenderla per evitare il verificarsi di un caso in Inghilterra, anche in altre parti del mondo, dunque anche in Italia. C'è chi, come il Comitato Tecnico Scientifico, dice di stare più attenti e di somministrare la terza dose solo ai soggetti che hanno difficoltà, quindi per adesso si escludono i giovani e i sani. Questa volta credo che il Comitato Tecnico Scientifico ha osservato con attenzione le possibilità che una terza dose possa rappresentare un reale vantaggio. Giusto è mantenere un atteggiamento prudente e, ritornando al discorso della terapia eziologica, in questi casi ovviamente diventa fondamentale avere a disposizione farmaci che possano agire direttamente sul virus. È importante prendere atto che la vaccinazione, bisogna ribadirlo con forza, rappresenta in questo momento uno strumento ineludibile per il controllo della pandemia. È un virus che cambia moltissimo, quindi è un virus che ha ovviamente delle caratteristiche che lo rendono sfuggente anche alla vaccinazione, ma questo non può minimamente inficiare la validità della vaccinazione, che deve essere continuamente incoraggiata e stimolata al più ampio numero di persone possibili. Le persone vaccinate possono avere un problema di recidiva o di ripresa della malattia, ma la loro capacità di risposta immunitaria rende questa ripresa assolutamente assolutamente tranquilla e senza problemi. Ancora una rissa a Catania nelle ore della Movida. Il sindaco Salvo Pogliese ha chiesto un comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica. La prefetta di Catania, Maria Carmela Librizzi. Siamo in piazza Currò, cuore del centro storico di Catania, dove la sera, soprattutto nel fine settimana, tanti ragazzi si ritrovano. Qualche sera fa l'ennesima rissa con tavolini che sono volati, lo mostrano le immagini, la diseducazione totale, così come ci dicono molte persone che in questa zona abitano e che chiedono più coscienza civile, soprattutto alle persone che qui frequentano. Una rissa che ha visto l'arresto di due persone, una rissa che ha visto però anche il ferimento di un agente che è libero dal servizio e intervenuto proprio per cercare di sedare gli animi, ma tutto è degenerato. Il sindaco
sindaco di Catania, Salvo Pogliese, ha chiesto a tal proposito che venga convocato un nuovo comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica e ha trovato l'ok da parte del prefetto. Servono più presidi delle forze dell'ordine, ma serve anche più educazione da parte dei cittadini. Grazie alle immediate indagini si è proceduto anche all'identificazione del gruppo di Facino Rosi, che si è reso responsabile dell'azione violenta, procedendo nei confronti dei sospettati con accertamenti e perquisizioni domiciliari al fine di verificarne l'eventuale possesso di armi. La polizia sta ancora analizzando anche i filmati e le telecamere di videosorveglianza per capire se ci sono altri soggetti coinvolti. Sul fronte della prevenzione e del controllo dell'ordine pubblico, il questore di Catania, Vito Calvino, ha disposto sin dallo scorso fine settimana mirati servizi di presidio proprio nelle aree interessate della movida, avvalendosi di dispositivi interforze per il controllo del territorio e la verifica delle norme di contenimento della pandemia. Ma ciò non basta, secondo il sindaco Pogliese, che chiede a questo punto che si supporti il lavoro delle forze dell'ordine e della polizia locale con ulteriori coordinati provvedimenti utili a garantire la sicurezza dei cittadini. E ogni istituzione, ha detto Pogliese, deve dare il proprio contributo secondo le rispettive competenze e possibilità, mentre necessario che scatti anche un senso di responsabilità collettiva tra tutti i cittadini, soprattutto i giovani. Si sente sicuro a girare la sera? Qui è canesce, sì. Io non ne Beh, la sera in effetti dovrebbe esserci un presidio. C'è stato nel periodo Covid, c'è stato il presidio, sempre la Guardia di Finanza, dovrebbe esserci secondo me, perché c'è un po' di anarchia in effetti la sera qua. Ma anche nell'interesse dei clienti e anche dei residenti soprattutto. Mi sentite sicuri la sera a girare qua? Assolutamente no, anche perché vengono ragazzi fuori di testa, perché lanciare tavoli tra di loro non so se è normale. Io ho tanto tempo che non vengo qua, perciò non lo so, ho sentito dire di starisse, però sì, comunque adesso è una città sicura rispetto a una volta, ecco, questo sicuro. Cosa vorreste chiedere al sindaco, alle forze dell'ordine? Più che altro che alle forze dell'ordine bisogna chiederlo alle persone di avere una società migliore e un'educazione migliore. Questo è il problema. Non è un problema delle forze dell'ordine né del sindaco, ma è proprio la società che non va bene. Il comandante del nucleo operativo del comando provinciale di Ragusa, il tenente colonnello Giuseppe Marseglia, lascia l'incarico dopo ben 5 anni perché va a ricoprire un altro prestigioso incarico a Monza. Al suo posto arriva il tenente colonnello Giovanni Palatini, già comandante della compagnia di Vittoria nel 2011. Oggi il tenente colonnello insieme con il colonnello Gabriele Gainelli, che è il comandante provinciale dei Carabinieri, ha illustrato il bilancio della sua attività. Sentiamo il servizio. Sono stati 5 anni bellissimi, sia sotto il punto di vista del servizio svolto che soprattutto sotto il punto di vista umano. Ho avuto la possibilità di conoscere e di vivere in una delle più belle province d'Italia, abitata da gente meravigliosa. Il tenente colonnello Giuseppe Marseglia lascia l'incarico dopo 5 anni alla guida del nucleo operativo del comando provinciale di Ragusa. Archeologo classe 70, l'ufficiale dell'arma, entusiasta del nuovo prestigioso compito di istituire il comando di gruppo tutela patrimonio culturale per il Nord Italia, con sede a Monza, che comprenderà il comando dei nuclei dipendenti delle regioni centrali e settentrionali. Stamattina ha salutato la stampa illustrando le principali operazioni contro il terrorismo, contro le associazioni a delinquere finalizzate al traffico di stupefacenti, furto aggravato e illecita detenzione e porto d'arma da fuoco, che erano attive a Ragusa ma anche nel resto d'Italia. Grande impegno per stroncare le associazioni per delinquere di stampo mafioso finalizzate alle estorsioni e alle intestazioni fittizie di beni aggravate dal metodo mafioso. Il tenente colonnello ha fatto parte anche della commissione d'accesso al comune di Vittoria dopo lo scioglimento per mafia. Qui lascio sicuramente un ottimo ricordo per la magnifica sinergia che si è sviluppata sia con l'autorità giudiziaria che con tutto il personale, che ha continuato ad operare con solerzia e spirito di abnegazione. Può confermare che c'è stato un cambiamento in questo territorio dal punto di vista della microcriminalità da 5 anni a questa parte, un cambiamento anche dell'organizzazione dei vari reati in questo territorio? Ma io posso confermare che si è innescato
creato un circuito virtuoso grazie alla collaborazione con tutti gli organi operanti, compresa la stampa, perché l'informazione è comunque foriera di sviluppi positivi, perché noi informando la cittadinanza riusciamo anche a prevenire determinate devianze criminali e quant'altro. Quindi devo dire che sicuramente la situazione è migliore di quella che ho trovato, quindi questo insomma mi rende ottimista per il futuro. Il comandante provinciale, il colonnello Gabriele Gainelli, accoglierà il successore nel segno della continuità. Lunedì 11 ottobre si insedia al nucleo operativo il tenente colonnello Giovanni Palatini, già comandante della compagnia di Vittoria fino al 2011. Il colonnello Marselli è stato uno di quelli che mi ha accolto, che ha contribuito a farmi inserire nella realtà operativa e anche nel territorio ragusano. Come ha detto lui, è un territorio splendido. Nell'ambito degli avvicendamenti, ecco, conosceremo prossimamente il suo sostituto, che raccoglierà un'eredità importante, parzialmente nota, perché parliamo di un collega che è già stato nel territorio, e come ho detto in occasione di altri avvicendamenti, si tratta sempre di salire su un treno in corsa, su una macchina avviata che ha bisogno di una continuità nella guida e ovviamente di un apporto personale basato sulle esperienze. Parliamo di noi, del nuovo palinsesto di Video Mediterraneo. Iniziamo col dire che da lunedì 4 ottobre MTG inizia alle 14, non più alle 14.15. Sentiamo un'anticipazione del nuovo palinsesto in questo servizio. Da lunedì 4 ottobre prende il via il nuovo palinsesto che accompagnerà i telespettatori di Video Mediterraneo, unica televisione siciliana in Full HD. Tante le novità di quest'anno, dall'informazione all'intrattenimento e alle numerose rubriche di curiosità. Un palinsesto studiato dal direttore di rete Daniele Cilia, che ha pensato ai gusti di grandi e piccini. Andiamo a vedere dunque quali sono i programmi di nicchia. Nel prime time del lunedì, dopo il successo della scorsa edizione, ritorna Ti ci porto io, condotto da Gianfranco Vissani e Michela Rocco di Torre Padula. Nuove puntate che racconteranno le eccellenze gastronomiche, ma anche artigianato, paesaggi e angoli sconosciuti di alcune regioni italiane. L'appuntamento è alle 21.15. Restando in tema di cucina, il martedì, il giovedì e la domenica alle 21.15 andrà in onda Gustibus, dedicato alla cucina e ai prodotti del settore agroalimentare e vinicolo, con la conduzione di Roberta De Matteis. Novità di quest'anno, prima fila il mercoledì alle 21.15 con i grandi film in HD. Per anticipare qualche titolo, The Tourist con Angelina Jolie e Johnny Depp, Il Presidente, Una storia d'amore con Michael Douglas e Annette Bening. Ed ancora Proposta indecente con Demi Moore, Robert Redford e Woody Harrelson. Sono questi solo alcuni dei film che allieteranno il mercoledì sera di Video Mediterraneo. Un'altra novità del palinsesto è Missione Relitti, un programma dedicato ai fondali marini, tutti i giorni alle 22.30 con Maria Teresa Ruta, che ci condurrà dall'Italia all'Egitto, dalle Maldive alla Giordania, da Malta alla Polinesia, alla scoperta delle profondità oceaniche e alla ricerca di misteriosi relitti. Ritorna poi M Salute con gli approfondimenti legati alle patologie mediche con Giada Giaquinta e i suoi ospiti il venerdì alle 21.15. Il pomeriggio protagonista Focus, programma ideato e condotto da Sara Donzuso, per momenti di curiosità, intrattenimento e attualità. E poi la riconferma della rubrica religiosa, ideata e condotta da Don Umberto Bonincontro, una presenza per servire, la domenica mattina alle 8.30. Prossimamente arricchiranno il palinsesto di Video Mediterraneo anche la nuova stagione di live show in diretta da Catania, con Carmelo Caccamo e Cristiano Di Stefano. E sempre in diretta da Catania, un nuovo programma condotto da Ruggero Sardo. Tra le tante novità, anche la rubrica che andrà in onda tutti i giorni, Eventually Busy, della youtuber londinese Ellie, che descrive la sua vita a Londra, consigli e English style. E ancora In cucina con Paolina e le sue gustosissime ricette. Poi c'è Catanese Doc con il frizzantissimo Marco Mazzaglia e Web Show, che quest'anno cambia veste. E sempre da lunedì, novità per l'informazione, la prima edizione di MTG, infatti, dalle 14.15 sarà anticipata alle 14. Un'informazione sempre attenta, puntuale e trasparente, con obiettivo puntato sui fatti principali in Sicilia. L'edizione delle 14 anticipa le altre, che resteranno immutate,
alle 16.30, alle 20.30 e alle 23.30. Un palinsesto dunque ricco e variegato che vi terrà compagnia H24, video mediterraneo, l'emittente siciliana che punta sempre alle novità e agli aggiornamenti, offrendo il meglio ai tanti siciliani e non, creando un ponte con il resto del mondo. C'è la pubblicità, torniamo tra poco. Ancora ben trovati in studio per la seconda parte di MTG. A Catania è iniziato il primo meeting di giovani in cammino, una giornata di ascolto e di incontro. Vediamo. Ascolto e confronto è ciò che ha caratterizzato il primo meeting Giovani in Cammino del Servizio Civile Universale con i Salesiani e le figlie di Maria Ausiliatrice in Sicilia, meeting che si è svolto a Catania al Palazzo della Cultura. 200 operatori in presenza si sono incontrati, operatori che operano in coprogrammazione nei rispettivi progetti operativi in tutta la Sicilia. In particolar modo sono 236 volontari su 44 sedi per quanto riguarda i Salesiani e per le figlie di Maria Ausiliatrice 191 operatori volontari su 30 sedi. Si tratta di oratori, scuole, case famiglia, parrocchie, centri per l'accoglienza di migranti, spesso in quartieri o zone difficili delle città o dei paesi, alcuni impegnati pure in realtà ecclesiali non salesiane. È una giornata di incontro in cui i volontari del Servizio Civile Universale con i Salesiani e le figlie di Maria Ausiliatrice in Sicilia, qui in rappresentanza soltanto Catania e provincia di Catania, si incontrano insieme. E dopo un tempo di pandemia dove il Covid ci ha segnato anche nelle relazioni, il confronto sarà molto importante e soprattutto ascoltare delle testimonianze di vita, come adesso stanno facendo i ragazzi di due ex volontari del Servizio Civile che grazie al Servizio Civile hanno cambiato la loro vita e il Servizio Civile ha indirizzato anche lavorativamente il loro percorso di vita. Quindi credo che questa sia un'esperienza per i ragazzi davvero fondamentale di incontro, confronto e di ascolto di testimonianze di vita. Quanto è importante l'apporto di questi giovani per le vostre attività? È importante non solo per l'aiuto che danno nelle attività di oratorio, scuola e tutte le altre attività che vengono svolte nelle nostre case, ma diventa fondamentale per la loro formazione, perché diventano sempre più cittadini attivi lì nelle realtà anche più povere e più bisognose dei nostri quartieri. La chiesa dei Cappuccini a Ragusa si prepara alla celebrazione di San Francesco d'Assisi con una galleria totalmente restaurata, il corridoio di San Francesco che accoglie anche le aule per le attività pastorali. Vediamo il servizio. Un viaggio nella chiesa di San Francesco d'Assisi, dove l'ultimo padre cappuccino rimase fino al 1980. Oggi la chiesa con annesso convento è tornato a risplendere con un'opera di ristrutturazione dei locali dove si svolgono le attività episcopali, il catechismo, nel lungo corridoio di San Francesco che appare come una galleria d'arte. I lavori sono stati resi possibili grazie a un piccolo contributo della curia, ma soprattutto dalla benevolenza dei fedeli. La visione trascendentale nel corridoio di San Francesco è rappresentata da una vetrata con il santo proclamato patrono d'Italia, dono di una parrocchiana. C'è il San Francesco con le colombe che inneggia la pace e poi c'è sono tutto il corridoio che riprende tutta la vita del Giotto, tutta la vita del Giotto che c'è nella Basilica Superiore. Ovviamente sono delle stampe che le abbiamo fatte per icone e ci sono i due cartigli che sono la benedizione di Frate Leone e la benedizione di San Francesco. E quindi questo vuole essere un convento, anche se i frati non ci siano più, ma l'eredità di San Francesco, l'eredità cappuccina, è vigente in questo luogo. Si vive e si tocca con mano anche nel viaggio che lei ci ha questa mattina aperto nelle quelle che erano le celle dei padri cappuccini in realtà. E la cosa veramente che ci porta indietro nel tempo, che ci fa rivivere quell'atmosfera, anche quello è stato oggetto di ristrutturazione. Sì, abbiamo ripreso il convento sopra che era stato dismesso per tanti decenni, ma questo l'abbiamo fatto i primi anni miei qua, quindi abbiamo riportato dove erano i frati, le cellette, la cucina e dove vivevano i frati, perché sapete che i cappuccini erano
la loro priorità era stare fra di loro. Infatti il convento nasce all'inizio in una zona eremitica, poi la città si espanse, è diventato il centro storico, e quindi abbiamo ripreso l'antico convento, come abbiamo portato allo splendore antico anche l'antica sacrestia che era dietro l'altare, che l'abbiamo portato dove c'era la stanza della celeria, per capire dove la Beata Schininà, quando fondò la sua congregazione, insomma, lavava gli indumenti ai carcerati, perché nell'evoluzione storica questo convento, dopo la soppressione, diventa carcere. Con quale spirito si sta preparando la comunità per celebrare San Francesco d'Assisi? Perché lunedì c'è anche, insomma, la messa con il vescovo. Quello che dice Papa Francesco con il suo ultimo documento su San Francesco: fratelli tutti, come fratelli, fratelli che debbono rispettare il creato, fratelli che abbracciano questo periodo difficile. Francesco ci insegna che qualsiasi periodo che possa accadere nella vita dell'uomo non è mai senza la presenza di Dio. Parliamo adesso del vincitore del Giro di Sicilia, il campione Vincenzo Nibali si aggiudica questa tappa con una doppia emozione, quello di essere stato il vincitore, ma soprattutto di esserlo stato proprio sulle strade dove pedalava da bambino. Own dialect, its own people and its own chosen son, a great national hero, Vincenzo Nibali, cheered to the rafters, he can't believe it and nor can the watching crowd. Forza Nibali! È partito all'attacco sull'ultima salita, scollinando per primo, aumentando il vantaggio in discesa e arrivando al traguardo in solitaria a braccia alzate. Vincenzo Nibali, soprannominato lo squalo nel mondo del ciclismo per il suo modo di correre sempre all'attacco. Il 36enne messinese ha vinto la quarta e ultima tappa e il Giro di Sicilia edizione 2021, che ha visto sfrecciare in sella per la nostra isola grandi nomi del ciclismo come il britannico Chris Froome, lo spagnolo Alejandro Valverde, il francese Romain Bardet e gli americani Joe Dombrowski, vincitore di tappa all'ultimo Giro d'Italia, e Brandon McNulty, vincitore del Giro di Sicilia edizione 2019. Questa è la prima corsa che vinco da professionista sulle strade di casa, dove sono cresciuto, e l'ho fatto davanti alla mia gente, ai miei genitori e ai miei amici, ha dichiarato il due volte campione del Giro d'Italia e vincitore nel 2010 della Vuelta in Spagna e del Tour de France nel 2014. A noi, in occasione della prima tappa, aveva infatti dichiarato: una bella motivazione, il Giro di Sicilia per me è la prima volta ad essere qui, una gara tutta siciliana, quindi sono veramente molto contento e l'entusiasmo è tanto. Però no, ogni volta che si ritorna qui sicuramente si trova sempre un grande calore da parte del pubblico siciliano. Ecco. Nibali ha trionfato ieri a Mascali dopo 180 km di percorso, partito da Sant'Agata di Militello, staccati al 49esimo dal vincitore Simone Ravanelli e Alessandro Covi, che hanno chiuso al secondo e terzo posto all'ultima tappa. Nella classifica definitiva del Giro sono invece arrivati rispettivamente al secondo e terzo posto Alejandro Valverde, reduce di una brutta caduta alla Vuelta qualche mese fa e vincitore della terza tappa, e Alessandro Covi, leader nella classifica dei giovani, che si è conquistato la maglia bianca del Giro 2021. La maglia ciclamino da leader della classifica a punti è andata a Juan Sebastián Molano, il ciclista colombiano vincitore delle prime due tappe del Giro di Sicilia, rispettivamente tra Avole Licate, tra Selinunte e Mondello. Maglia verde pistacchio del Gran Premio della Montagna, Cristian Scaroni. Tante le reazioni per questa vittoria, tra cui quella del presidente della regione siciliana Musumeci, che ha commentato: una gioia vedere sul podio più alto un grande siciliano che desidero incontrare a breve personalmente insieme agli altri atleti dell'isola che ci hanno regalato emozioni indimenticabili, aggiungendo: siamo già al lavoro per il Giro del 2022. E gli organizzatori hanno infatti già comunicato le date della prossima edizione, dal 12 al 15 aprile. È davvero tutto, grazie per averci seguiti, a tutti voi ancora buona serata.